Siamo andati? Sì. Ciao, siamo in diretta da Roma, dove si è tenuto questo pomeriggio un incontro al MISE tra il governo, le imprese del settore del food delivery e i collettivi dei rider. Qua siamo con Angelo da Milano, c'erano anche lavoratori da Firenze, da Bologna e da Roma, per i tavoli che sono iniziati a luglio su iniziativa del governo per capire come affrontare la questione dei lavoratori delle consegne, quelli che girano con la bicicletta e vediamo portare le cose che vengono preparate nei ristoranti a casa attraverso delle app che girano sui cellulari. Il governo, sfruttando diciamo la mediaticità di questo caso, siccome sul lavoro non sta facendo granché, sta pensando di sfruttare questa situazione per far vedere che combina qualcosa, però ancora vediamo che non si va verso niente, soprattutto perché da parte delle imprese c'è un totale blocco verso qualsiasi soluzione che porti al riconoscimento dei diritti da parte di questi lavoratori a tutti gli effetti, che però vengono spacciati come persone che arrotondano, che provano a alzare qualche spicciolo nel tempo libero andando a fare le consegne. Sentiamo da Angelo quello che è successo oggi e come intendono proseguire la loro battaglia. Allora, sono Angelo da Deliverance Milano, un rappresentante delle rappresentazioni autonome dei lavoratori. Quello che è successo è che per l'ennesima volta le aziende hanno presentato all'ultimo momento delle proposte che non entravano nel merito delle questioni e delle rivendicazioni che abbiamo portato avanti in questi 2 anni di lotta. Al momento sul tavolo non c'è molto. A un certo punto noi come rappresentanti autonomi abbiamo detto insieme alle altre città: al momento ci sembra che non ci siano gli estremi per nessun accordo, quindi è difficile pensare a qualsiasi forma di intesa. In quel momento i sindacati confederali e Confindustria hanno pensato bene di dirci: ah, non c'è nessun problema, se vi sfilate voi il tavolo è tutto nostro, noi siamo più che disponibili a provare a trovare un accordo. Quello che noi invece abbiamo impugnato è stata la promessa del governo, che all'inizio ha detto: difenderemo i diritti dei lavoratori, e fino adesso ovviamente non si è visto, è un po' lo stesso atteggiamento e lo stesso profilo delle società è stato mantenuto dal governo 5 Stelle e Lega. Quello che sta accadendo è che nulla di concreto è stato fatto, si è detto che si vogliono difendere i diritti dei lavoratori e realizzare qualcosa di concreto. Al momento il tavolo si è concluso con sulla scorta di 3 proposte che racchiudevano da una parte la cordata delle startup italiane e dall'altra oltre a Domino's Pizza, che presentava una proposta propria, quella di Asso Delivery, che è l'associazione datoriale che riunisce le multinazionali, non si specificava nulla. Quindi siamo ancora lontani dalla possibilità di arrivare ad un confronto diretto che entri nel merito. Sul metodo abbiamo già avuto modo di contestarlo all'interno del tavolo. Quello che è sicuro è che la prossima volta, e dobbiamo ancora decidere all'interno delle nostre assemblee territoriali e poi in assemblea nazionale con gli altri fattorini, che cosa fare per il prossimo incontro. Il governo ha detto, nelle vesti del sottosegretario del ministro del lavoro e dello sviluppo economico, che si impegnano a presentarci una proposta di sintesi, e per l'ennesima volta anche qua dobbiamo fare una critica nel metodo, perché se da una parte dicono che stanno vicino ai lavoratori e vogliono raggiungere un punto, dall'altro hanno parlato in maniera piuttosto ambigua sia di un contratto ad hoc, sia della possibilità, ipotesi che avevamo già cassato, sia della possibilità della presentazione di un protocollo di intesa. Questo a quanto le nostre rivendicazioni sono l'applicazione di un contratto collettivo nazionale, ovviamente il riconoscimento della subordinazione, anche se pare che ormai questo aspetto al tavolo sia passato in secondo piano, e garanzie e tutele piene da lavoratori subordinati per tutti i lavoratori. Al momento vogliamo andare a vedere, e così ci eravamo impegnati, sulle proposte che dovrebbero essere presentate, però queste proposte fondamentalmente non sono arrivate.
e non rispettano le nostre richieste che portiamo avanti da sempre. Questo è un mondo che si muove all'interno di una zona grigia, in questo momento ci sono lavoratori che lavorano 13 ore al giorno mettendo a rischio la propria vita e lavoratori che vorrebbero lavorare e non hanno il diritto di farlo perché sistemi come ranking, rating e assegnazione dei turni in fasce non permettono loro di lavorare quando vogliono. Al contrario di quanto viene raccontato dalla retorica dell'innovazione e delle imprese digitali che vorrebbero che i lavoratori lavorassero quando vogliono. Ok, grazie Angelo. Grazie a voi. E noi continueremo a sostenere la lotta dei fattorini come potere al popolo e una prima giornata di mobilitazione decisa a livello europeo è quella del primo dicembre. Primo dicembre. E niente, noi ci saremo. Un saluto a tutti e buona serata. Ciao ragazzi. Ciao.